Alexander Fischnaller fischietta il cancelletto di partenza sull'imponente pista artificiale allestita in Russia al centro di Mosca. Forse è per il nervoso, o forse perché qui in passato ha sempre conquistato il podio, vincendo 2 ori e 2 bronzi, e si sente a casa. È la seconda finale di slalom parallelo dell'anno per il 35enne campione del mondo di specialità. Lo scorso dicembre a Cortina, Fisch si è arreso al suo giovane compagno di squadra, Christoph Mick, alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo, ma qui a Mosca il suo avversario ha molta più esperienza. Benjamin Karl è il 4 volte campione del mondo austriaco, che di sfere di cristallo ne ha vinte 3 e che per l'atleta dell'esercito non ha segreti. Con Benjamin Karl ho fatto già tanti finali insieme, abbiamo dimostrato tutti e due che siamo delle macchine da gara, per quello mi diverto sempre andare contro di lui. Ma l'azzurro è arrivato a questa finale mietendo vittime illustri. Prima ha eliminato la rivelazione della stagione, il leader della classifica, 3 podi su 4 gare, 2 vittorie e un secondo posto, il bulgaro Radoslav Jankov. Fisch vince facendo scivolare la tavola su una pista dalle condizioni di neve particolari. Sì, la pista certamente, se piove tanti giorni come adesso, però lo ha tenuto bene, sai, questo è tutto solo neve artificiale. Sì, è una pista di sale, però certamente era un paio di buche, però fa niente, quando sei in forma vai lo stesso. Potendo contare sulla sua esperienza, ha poi avuto la meglio del 2 volte campione olimpico Vic Wilde, passandolo sul traguardo con 43 centesimi di secondo di vantaggio. Centesimi è anche il distacco con il quale Capitan Fisch ha relegato il campione del mondo di parallelo del 2011, lo sloveno Rok Marguč, alla finale per il 3° posto e che ha portato invece l'azzurro al cancelletto di partenza della finale per la vittoria. Quando il semaforo dà il verde, l'italiano resta dietro. È costretto a inseguire Karl per quasi tutti i 170 metri della pista, ma nel finale compie la magia. Ma devi sempre stringere i denti al massimo, perché oggi ha vinto di nuovo per 2 centesimi. Lì non puoi dire che sono andato più forte, avevo più fortuna, però si deve allenare e lavorare anche per la fortuna, e quello sono contento che oggi l'ha avuta. Sì, certamente sono contento di questa vittoria, sono penso adesso su 12 o 13 vittorie in Coppa del Mondo. Devo dire, sì, qua posso dire che Mosca è la mia gara di casa, adesso 6 gare, abbiamo fatto qua 3, ho vinto e 3 terzi posti. 3° oro a Mosca, 13ª vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Roland Fischnaller è in cima alla classifica per la conquista della sfera di cristallo più piccola a 1 gara dalla fine della stagione. Felicetti è alle sue spalle, 6° a Mosca, eliminato ai quarti da Marguč, che nella finale per il 3° posto ha anche privato l'azzurro Edwin Corratti della gioia del primo podio in Coppa e l'Italia di una doppia soddisfazione, ma va bene così. I ragazzi di Cesare Pisoni hanno mostrato la loro classe con grande grinta, qualificandosi in 4 agli ottavi e arrivando in 2 alle finali, trascinati da un inarrestabile Fisch che ora, con 2 gare ancora a disposizione, lo slalom in Turchia a Kayseri a fine febbraio, il parallelo gigante di Winterberg in Germania, è secondo in generale a 670 punti da Jankov e non nasconde di dover molto alla squadra. Devo dire grazie alla mia squadra, che loro sono sempre molto motivati e loro hanno il livello di motivazione molto alto, e quello noi riusciamo, devo dire, grazie che possiamo dare il riscontro a loro con i nostri risultati, e quello è fantastico. Questa è una situazione win-win, si dice nei tempi di oggi, e sì, e cerchiamo di tirare avanti così.